Versa Onlus oggi è a Milano, alla Media Clinic, è al Palazzo dei Giureconsulti. Oggi abbiamo incontrato diversi giornalisti italiani, diversi rappresentanti dei media italiani, perché è stata lanciata una campagna per le persone affette da idrosalmite sicurativa, alla quale quindi hanno partecipato anche esponenti del mondo scientifico, l'associazione dei pazienti e appunto i giornalisti. Stiamo cercando, come vedete, si è visto, si vede tanto nei social anche negli ultimi tempi, di fare reti, di costruire finalmente questa rete che possa sostenere i pazienti affetti da HS. E sapete che molti di loro sono relegati, lo diciamo sempre, da diversi decenni, alcuni anche, nel dolore, nel nascondimento, ai margini molti della società, è vero, perché perdono il lavoro, perché non hanno la forza fisica e mentale per combattere la malattia e la vita in generale. E quindi spetta a noi che ce la facciamo, fare squadra per sostenere una parte della popolazione che da sola non ce la fa. Quindi la condivisione diventa importante per riuscire a scacciare lo stigma? Assolutamente, certo, la condivisione è ciò che toglie, e la relazione è ciò che toglie le persone dalla solitudine. Questo vale sempre in tutti i rapporti, vale moltissimo per il paziente affetto da idrosalmite. Questo incontro che cercherà di fare un po' di chiarezza su una malattia che è sicuramente poco nota e che ha anche un nome difficile, idrosalmite sicurativa, è davvero una grande necessità di arrivare al vasto pubblico, ancora prima che i pazienti, perché comunque scopriremo questa mattina, tanti pazienti non sanno neanche, non hanno neanche ben dato un nome. Difficilmente sapevamo cosa fare. Devo dire che ecco perché
rivolgermi a chi ha la malattia, ai quali comunque raccomando di farsi seguire da centri specializzati, perché sono i centri specializzati quelli che sanno come comportarsi, sanno come suggerire l'adeguata gestione anche dal punto di vista delle medicazioni o dei trattamenti adeguati, sanno anche quali indagini, mi riferisco per esempio all'ecografia che sta dando dei risultati sorprendenti. Attraverso l'ecografia possiamo sapere quello che c'è che noi ancora non vediamo e quindi possiamo dare un giudizio sulla gravità della malattia che è completamente diversa dal giudizio che possiamo dare con la semplice osservazione. Perciò a chi ha già la malattia sicuramente rivolgersi sempre ai centri specializzati per farsi seguire e soprattutto per vedere se sono eleggibili anche a questi nuovi trattamenti che da poco sono stati autorizzati anche in Italia per l'idrosatenite, mi riferisco al trattamento con i farmaci biologici. A chi ha questi noduletti che spesso compaiono alle ascelle, all'inguine, sono dolorosi, magari possono anche scomparire e possono ricomparire dopo anni, non vivete nella sensazione del vabbè, mi hanno detto che non è nulla, andate in un centro specializzato in maniera tale da sapere effettivamente se si tratta di una forma di HS, in maniera tale da poter anche sapere come poterla gestire bene. Perché
pazienti isolatamente, né io voglio essere la protagonista, la protagonista non sono io, io lo sono in quanto rappresento tutti. Cosa emerge da questo studio? I dati sono allarmanti, e l'80% dei pazienti dichiara che questa patologia ha un impatto devastante sulla propria vita, per diverse ragioni, perché, come diceva il professore, tocca le zone del corpo che solitamente sono vocate al piacere. Quindi la zona genitale, sottomammaria, inframammaria sono le zone del piacere di tutte le persone. Nel paziente di HS sono le zone della vergogna e del dolore. E quindi questa è, capite bene che in questo modo questa persona è colpita nella parte più intima di sé. È per quello che poi si rinchiude, si copre, si nasconde, non ne parla, spesso non ne parla in casa. Una cosa alla quale io tengo molto è questa: la consapevolezza sociale, scientifica dell'HS passa per un lavoro costante, determinato. Non dobbiamo mollare mai, perché ciò che va fatto è un cambiamento culturale. È certo che vogliamo le cure, è certo che vogliamo le terapie innovative, è certo che vogliamo essere assistiti, ma ci rendiamo conto che abbiamo bisogno d'aiuto per fare un percorso che faccia cambiare mentalità al paziente, che quindi lo faccia parlare, e che ponga i medici, anche di ai medici che non hanno mai avuto a che fare con una patologia così, gli strumenti giusti per ascoltare e sostenere questo paziente. Questo lo dico anche per i pazienti che si aspettano tantissimo dei medici, ma anche il medico in questo fa un percorso, no? Ho cercato di fare un'indagine limitata, per quanto usare la parola limitata, riferendosi al web forse non sia esattamente l'approccio giusto, ma un'indagine digitale per capire quali e quanti fossero i contenuti collegati a microsatellite sul web, appunto. L'obiettivo era quello di capire in che modo la patologia o i contenuti relativi alla patologia venivano presentati rispetto all'anno precedente e quale fosse il sentiment inserito relativo a queste conversazioni. Un'indagine per sapere quanto si sa di idrosadenite supurativa. Cosa è venuto fuori? Sì, abbiamo eseguito un assessment, quindi un'indagine su web, per capire quanti e quali fossero i risultati in termini quantitativi e qualitativi rispetto alla patologia. Abbiamo analizzato diverse parole chiave, quindi idrosadenite suppurativa, acne inversa, malattia di Bernel, anche nelle loro versioni sbagliate. E quello che ne è emerso è un quadro desolante. Sulle milioni di ricerche che ogni mese in Italia vengono effettuate su Google a livello di patologie e salute, soltanto 317 risultati totali. Di fatto una malattia completamente assente dal panorama dell'informazione. Dona un amico una campagna per aumentare la conoscenza di questa patologia? Sì, abbiamo ideato una campagna che si svolge all'interno di Facebook. Esiste una pagina dedicata che si chiama Dona i tuoi amici e che invita le persone a utilizzare il proprio patrimonio all'interno di Facebook, quindi i propri contatti, donandoli per una buona causa. Sfruttando i meccanismi di viralizzazione del social network, speriamo di raggiungere il maggior numero di persone possibile e rendere finalmente visibile questa patologia agli occhi dell'opinione generale.